edizione ricca di novità, quella di Rovigo Espone 2013, la fiera campionaria, che ha unito alla qualificata vetrina del Made in Polesine singolari progetti all'insegna dello scambio di culture e tradizioni. Apertura di orizzonti grazie al progetto di cooperazione Lapis Local Art and Food, realizzato dal GAL Delta Po per favorire la promozione integrata e la valorizzazione dei territori d'ambito dei GAL interessati, ovvero il Polesine e la Murgia. Si tratta di un'iniziativa che stiamo portando avanti nell'ambito del progetto Progettualità Leader, nella quale è previsto che si facciano delle attività di rete con altri GAL di altre regioni d'Europa. In questo caso stiamo lavorando con 4 GAL della regione Puglia, il nostro GAL è da capofila, siamo 5 GAL e sostanzialmente promuoviamo assieme, mettendo assieme le risorse che l'Unione Europea ci affida, promuoviamo i territori, soprattutto sull'aspetto dell'artigianato artistico e dell'artigianato tipico, ecco. E in quest'area che voi vedete, ecco, abbiamo allestito i nostri stand, un'ampia area nella quale si vuole dare testimonianza reale, concreta, con tutte le attività dimostrative che poi sono state esposte. Ecco. Un progetto nel quale il partenariato del GAL Delta Po, in primis la Camera di Commercio, dà un importante sostegno in termini anche di contributo, di cofinanziamento, devo ricordarlo, altrimenti non sarebbe possibile, oltre che la collaborazione di tutte le associazioni, i nostri soci, in particolare quelle dell'artigianato. A qualificare la vetrina provinciale, prodotti tipici e di artigianato pugliesi tra terre di pietra ed acqua. I GAL della Puglia sono presenti con gli artigiani e le tipicità dei territori. In base a quello proprio che è la caratteristica fondamentale del progetto, abbiamo portato quella che è la tipicità del nostro territorio, quindi l'eccesso della terra, della presenza della pietra nei nostri territori, di cui si è fatta necessità virtù, come a parti inverse accade invece in Polesine per l'eccesso di acqua che è diventato valore aggiunto per la promozione territoriale. E quindi all'interno dei nostri stand è possibile guardare dimostrazioni dal vivo di artigiani che mostrano come si lavora la pietra, che mostrano come realizzare un piccolo trulletto, piuttosto che come lavorare la ceramica. Abbiamo con noi anche un gruppo di cartapestai che viene dall'area di Casa Massima e abbiamo anche un artigiano che lavora il ferro battuto, che è in grado di lavorarlo a freddo, che è davvero un'eccezionalità. Abbiamo un tamburellista, come potete ascoltare e vedere, che oltre a mostrare come si realizza il tamburello, lo suona dal vivo, quindi fa animazione musicale a 360 gradi di quella che è un po' la particolarità dell'artigianato pugliese declinato anche sull'aspetto musicale. A catturare i palati Confartigianato di Rovigo, che ha unito alla tradizionale mostra delle aziende artigiane Alimentazione su misura, calendario di eventi e degustazioni realizzato in collaborazione con il gruppo Ristoratori di Confartigianato Imprese Vento. C'è questo importante evento che abbiamo fortemente voluto come associazione di Rovigo e che è il Confartigianato Alimentazione su misura, dove tutti i migliori artigiani che si occupano dell'alimentazione espongono i loro prodotti, li vendono e hanno anche in tutti i giorni della fiera fornito i cibi per il pranzo e per la cena. Questa sera tra l'altro avremo una cena di gala, quindi con ospiti importanti a livello della politica, delle istituzioni, nel quale metteremo a frutto la maestria dei nostri artigiani. Artigiani che, tengo a sottolineare, continuano a vivere nei territori, sostengono l'economia e sono in questo momento di estrema crisi fonte di reddito per loro e per le famiglie e per i dipendenti che hanno. Quindi insomma è una cosa importante da valorizzare e noi ci teniamo. Siamo alla quarta edizione della nostra fiera dell'alimentazione regionale del Veneto. Quest'anno siamo qua a Rovigo, nel Polesine, quindi un ringraziamento alla città e alla provincia, fondamentale. Ovviamente noi promuoviamo il discorso artigiano, tutti i nostri prodotti artigiani. Partiamo da qua oggi per arrivare a colpire non solo la regione, ma assolutamente anche la nazione. Non dimentichiamoci che il nostro petrolio è l'enogastronomia. Se oggi una buona parte della nostra economia italiana è ancora salva, e speriamo lo sia ancora nel futuro, è grazie all'enogastronomia. L'export sta funzionando,
quindi investiamo su quello che noi siamo capaci a fare, l'artigianato nel nostro settore alimentazione. Un evento questo che dimostra ancora una volta quanto sia importante per le aziende, artigiani o commerciali che siano, fare rete. Fare squadra, fare rete, è fondamentale. Oggi qua noi abbiamo tra i migliori ristoratori, tra i migliori pasticceri, panificatori, gelatieri, sono eccezionali. Stiamo facendo squadra. Questa sera c'è la sera di gala, ieri avevamo altre degustazioni dove appunto si uniscono. Abbiamo le prove cucine in diretta, tutti gli ospiti di questa fiera hanno visto produrre il prodotto e poi essere consumato direttamente. Questa è una forza italiana, veneta in primis. Riconfermato successo di lì a pochi giorni per la 16ª edizione di Fiera, il Salone dell'Informatica, Elettronica e Radiantismo promosso da Area Rebus. Eloquenti ancora una volta le cifre, oltre 13.000 visitatori hanno per così dire preso d'assalto i 9.000 metri quadri di superficie occupata da oltre 150 realtà provenienti da ogni parte del territorio nazionale. A far la parte del leone, l'elettronica e l'informatica, con proposte innovative all'insegna del risparmio energetico. Tredicesimo appuntamento con il Mercante in Fiera, mostra scambio dedicata agli appassionati di radiantismo, cine, foto ottica e vintage. Scopi umanitari e di solidarietà sociale, i motivi ispiratori di Trashware, il festival del riutilizzo del vecchio PC. Vera novità dell'edizione di ottobre, Model Expo, mostra di modellismo statico e dinamico, collezionismo e giochi d'epoca. Protagonista dell'evento, il Polo Modellistico Rodigino, nato dall'unione di Clanfer, Clairo e Rovigo Slot Club. Spenti i riflettori su Fiera, è partito nel quartiere espositivo di Viale Porta Adige il conto alla rovescia in vista della 12ª edizione di Strenne di Natale, il Salone del Regalo in programma dal 29 novembre all'1 dicembre, quando le porte del corpo fieristico centrale si schiuderanno per far entrare il grande pubblico in un suggestivo paesaggio di Natale con tante idee regalo da collocare sotto l'albero e iniziative cui farà da comune denominatore la magica atmosfera che fa da naturale compagna alle festività. Accanto alla parte espositiva troveranno spazio la piazzetta della solidarietà con le associazioni di volontariato del territorio e il villaggio di Babbo Natale, un parco giochi e laboratori per i più piccoli. Fiore all'occhiello della rassegna, l'ottava edizione di Accendi il tuo presepio, mostra concorso aperta a tutto il contesto regionale. Sarà una festa da non perdere.